Ecco, signore e signori. Il Bellini. Con la grandissima partecipazione straordinaria di Luca. Ciao. E allora, dai, Mi dica, mi dica. una breve presentazione di questo posto. Questo è il teatro Bellini 10 Reali. Niente, quello che vedete è quello che rimane del glorioso teatro 10 Reali. Non c'è molto da dire, c'è più che altro da vedere. Incendio del Incendio del febbraio 1952, non resta praticamente nulla a noi, perché la sala, cioè questi palchi che vedete di cemento armato, erano tutti quanti fatti in legno di pino e castagno Castiglione di Sicilia, Ah. come riportano alcuni documenti dell'epoca. E quindi praticamente dopo l'incendio erano rimasti intatti, però l'incuria, ovvero lasciare il tetto scoperto che era parzialmente crollato, li ha fatti Ma distruggere. ah. Infatti ci sono alcune foto di repertorio dove si vede il post incendio con questi qua ancora praticamente intatti. Poi ci sono invece altre immagini che sono pubblicate su Rendiconti e Speranze, come si chiama, è un testo di Cristoforo Cresentini, suo cireale, un volumone così, dove invece si vedono praticamente qui interamente distrutto, che è poco prima dell'intervento poi che ci porterà a questo che vediamo oggi, che è quello fatto dallo studio Pennisi e Savelli di Roma. Nel Stiamo parlando 75 circa. ah. Sì, vabbè, considera che il testo più o meno è di quel periodo. La questione qual è? Che praticamente hanno iniziato questo cantiere, ma non lo hanno mai finito. Hanno fatto delle scelte un po' particolari, nel senso usare il cemento armato per fare questa struttura a palchi, che da un punto di vista strettamente pratico, tecnico, diciamo, realizzativo, ha una sua bellezza e una sua complessità, perché comunque lavorare col cemento armato con queste forme richiede comunque delle maestranze capaci. Non è cosa che fanno tutti, diciamo, è piuttosto raro. Un'altra particolarità di questa struttura sono le capriate in cemento armato, estremamente rare. Non si vedono quasi da nessuna parte. Com'è? Come si chiamano? Queste capriate in cemento armato. Ma c'era un'otta la Stero Monaco contro cose, Ah, quelle di Settoni, legno. Monaco, vabbè, queste sono semplificate ovviamente. Ma cos'è perché c'è il cemento armato e Sì, quindi esatto, c'è solo. diciamo quelle sono in legno, si sfrutta la doppia possibilità di trazione, compressione. Ma andiamo qua non troppo sul tecnico e diciamo che poi ce Non ce ne frega poi la niente a possiamo capire nessuno, dai. soltanto noi. Non è che non. Diciamo, è la particolarità del fatto che ci siano solo qui, cioè nel senso che io ho visto altri edifici, più o meno del periodo, in generale edifici grandi, non mi è mai capitato di trovare questo tipo di struttura. Questo di qua invece è uno dei divisori dei palchetti, è un elemento prefabbricato. Ecco, un elemento prefabbricato che veniva innestato sull'orditura principale, diciamo, Diciamo sul abbellimento. parapetto. Sì, ha una funzione solo di Abbellimenti, abbellimento. non mi magari questa cosa qua si sarebbero rivestite di tessuti, cose. Sì, questi vanno intonacati, questo Intonacati bianco. solo. Sì, poi il tessuto si metteva invece qua sul parapetto, che prevedeva penso l'innesto di un elemento in legno perché è molto basso. Si deve alzare un po'. Sui 70 centimetri. È vero che tu devi Sei avere la piena seduto. visibilità seduto, Giusto. però non abbiamo neanche il pavimento sotto i piedi, eh? Quindi sarebbe alzato comunque. Diciamo, c'era un po' di margine di lavoro. Come si chiamano queste qua e come si chiama questa zona qua? Questi Cosa? Questi sono i palchi, questi sono i sono. palchi laterali? Palchi. No, palchi in generale, palchi. Poi quello là sotto, vedi, quel palco centrale dove c'è l'ingresso da foiera, quello dei notabili. I notabili. Sì, praticamente i personaggi illustri in Diciamo un vista posto c'era avevano questo riservato, posto. Per solo un posto. esempio,
la buon'anima del nonno del mio socio, che era stato curatore del teatro e che poverino pianse la notte dell'incendio. Molti penso che piangano. Eh sì, ma loro proprio l'ho vista in diretta, quindi fu certo. Un enorme shock. Fu credo l'ultimo ad avere l'accesso a quel palco, anche perché comunque non veniva dato più con una certa facilità, in quanto era l'alloggio dove c'era la macchina da proiezione. Perché fu pure cinema. Sì, fu anche utilizzato ovviamente come tutti i teatri alla fine, furono parzialmente convertiti come cinema. Non è che... E giustamente la tecnologia nuova. Se volevi avere una certa competitività. No? Qua sotto come si chiama tecnicamente? Questo qua dovrebbe essere cavea per gli orchestrali o fossa orchestrale. Fossa orchestrale. Qua sotto, qua proprio invece sotto il palco sono semplicemente... Quanti posti faceva così? Ma io secondo te? Io credo che facesse intorno ai 300 posti. 300 posti credo che... tra sotto, platea, palchi e loggione, se ci poteva no. Sì, ora saliamo sul loggione, è bello, dai. Saliamo sul loggione. Via Romeo, ex Via del Teatro. Via Romeo, ex Via del Teatro? Sì, sì. E si chiama Via del Teatro, sì. E questo qua è il foyer, quello che resta, diciamo, la parte originale dell'edificio, perché comunque tutta la parte della sala e delle ali è stata quasi totalmente demolita e ricostruita, mentre questa di qua è stata conservata e robustita con un intervento effettuato alla fine degli anni 80, con un finanziamento. Ah, c'è un ospite. Ciao gatto. Posso bere più bello allora? Sì, è stata robustita, infatti vedi ci sono queste lame d'acciaio nel pavimento, poi non si vedono ma ci sono delle barre che incatenano la struttura, sono passanti. Ah. E queste di qua praticamente sono, qui c'è un panino con una rete retrosaldata che ingloba la muratura e poi la... Ah, sotto c'è muratura quindi? Sì, sì, la base è muratura, però è stata tutta quanta irrobustita. E queste decorazioni? Queste decorazioni fanno parte sempre di quello originale, sono degli stucchi che dovrebbero essere attribuiti a Giuseppe Spina Capretti, che era colui che curò l'intero allestimento artistico, diciamo, del teatro, quindi stucchi dei palchi, che esistono ancora i calchi, almeno così si dice, è più una leggenda ormai che una realtà, e poi tutte le decorazioni in oro e così via, cioè tutto quello che era opera di Mastro d'arte era affidata a lui. Ah, quindi io me lo sono scordato. Giuseppe Spina Capretti. C'è Capretti? Sì. Di? La Cireale. Ah, di Cireale. Si possono vedere alcuni disegni preparatori presso la Zelandea, nell'archivio della Zelandea, se ci sono alcune cose preparatorie. Come vedete sono un po' mal ridotti questi stucchi. Sentono il peso degli anni. Io sono venuto qui l'ultima volta 2 anni fa ed erano messi molto meglio, però alla fine, siccome abbiamo prodotto una documentazione immensa, potremmo anche ricostruirlo pezzo per pezzo. Diciamo che io e il mio collega Marco La Spina potremmo veramente ricostruire tutto quanto pezzo per pezzo, per com'era e anche per com'è. Non è che ci voglia tanto in me. Qui c'è una bella particolarità praticamente. Aspetta che attraverso. Queste sono le ali nuove. Queste fanno parte dell'intervento di consolidamento e di ampliamento che fu affidato alle mani esperte dell'ingegnere Aldo Scaccianoce, che si prodigò per tanti anni per poter compiere. È stabile? Sì, 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 sì. No, qua è tutto stabilizzatissimo. Su questo l'unico pericolo possono essere le pignatte che sono state prese dall'umido e i ferri che sono fatti a scoppiare. Quindi dove ci sono pignatte è meglio andare. Facciamogli una
Una ripresa tanto per capire meglio dove siamo. Sì, qua vedi. Ma io, ora, qua c'è ora Gran Carmelo, pizzeria. Però mi ci puoi mettere tu la foto di un altro teatro che non c'entra niente? Carmelo, che dobbiamo fare? Appunto. Cambiamola la insegna. Il disegno glielo posso fornire io, problemi non ce ne sono. Allora. Facciamolo. Almeno mettiamoci il disegno giusto. Poi tra parentesi la pizza è buona. No, Carmelo è per il numero uno. Quindi non è che... Quindi se volete prezzi modici... No, è per una buona... La verità, anche la crepe è molto buona. La crepe non la so, io non... La Nutella, anche la marmellata. Ah, tu sei mangiataro. Anche se ho mangiato, ogni tanto esco anche io. Tu te ne vai in Albania, io vengo qua. Ognuno con i suoi limiti, no? Ognuno con le sue cose, avanti, va. Però non è che... Ecco, queste comunque sono le ali dove si dovrebbero trovare i camerini, vari spazi per alloggiare macchinari per l'aria condizionata, per il riscaldamento, per tutte queste cose di qua. Ciao un gatto. Questo è uno dei balconi, non è interessante come si chiama. Aspetta, aspetta. Con lo spazio, questo bellissimo albero di pino. Che pino, no? Ah, boh. Siamo a zona prospetto nord, diciamo. Yes. Everybody here. Questa è la chiesa di San Giovanni, la chiesa sconsacrata, credo San Giovanni. Credo se... Io non mi vorrei sbagliare. Potremmo anche vederlo. Potrei anche sbagliarmi. Qua è una... Quindi siamo sopra la loggia dei notabili, ci no, stanno. Siamo... Sopra. Hanno un altro palco sopra. Ah, siamo un altro palco sopra. All'ultimo piano. Esatto. E qua ci stava il popolo. Sì, il popolo stava ai due estremi, sopra e sotto. E c'erano tutti quanti, si affacciavano da qui e facevano bravi, bravi. Io sono rimasto in bicato. Attento. Non sono chiodi. Ho detto che devi stare attento, non mi scuoti. Si è staccata pure la soletta. Ah, tutto si stacca. No, la soletta è le mie scarpe. E vabbè, come se scarpe... Fasulle. E ingollate 350 volte già. E tu devi usare il posto che non lo si deve. Aspetta, guano. Guano è niente rispetto ai chiodi che escono. Lo senti? Ecco, vedi, questo è l'unico, credo l'unico pezzo originale della sala che rimane. Ah, vediamolo. Tutta muratura. Sì. Giustamente. Solo quello c'era. Andateci reale, perlomeno. Allora, là tu bisogna mandare tutte le strutture dei palchi, delle cose. Sì, questa è la struttura del palco. Mio pazzesco dovessi. Vedi, c'è questa... Questa soletta che, dove cacchio è? Che gira, c'è una soletta che gira, che ora non lo sto vedendo ma c'è, che serviva per l'attrezzatura di scena, sarà questa qua. Vabbè, ma è tutto quando ancora bisognava montare scale, cose. Tutto, no, vabbè. Manca tutto. Manca tutto. Ma probabilmente la sandala scala a chiocciola questo anche. Questo fa parte dell'intervento di recupero. Di questo ho trovato anche i capi. Che ci faresti qua? Io? Un bel supermercato. Bello. Al teatro. No, in realtà secondo me non ti metti. No, non sto appoggiando. Ma tu mettiti più qua. Che meglio, io non ti voglio avere sulla coscienza. No, vabbè, farci. La struttura ha una sua identità, perché con questi palchi così non è che tu ti inventi di fare qualcos'altro. Questo è. Più che altro si dovrebbe rendere fruibile, perché se tu una cosa la usi, anche che è come una macchina da quando magari a tanti chilometri, è un po' malconcia, però tu la usi per fare il tragitto casa-lavoro. E allora un edificio a volte si deve usare anche così, nel senso che anche cioè, che non è al massimo del suo splendore, al massimo della sua possibilità d'uso, si deve trovare un modo di utilizzarlo. E allora magari come un teatro popolare, come un luogo dove organizzare dibattiti,
Ma io ci farei pure il consiglio del comune qua dentro alla fine. Cioè, voglio dire, Bello. abbiamo i palchi, qua lì là, nel palco dei notabili ci mettiamo Med, così finalmente lui può rompere i coglioni a tutti, proprio come un principale vero, messo lì, un principe della situazione, e può sindacare. E tutta la giunta messa lì, che è sotto Sotto inquisizione. pomodori. È bello, bello, è una bella idea. Una nuova aula consiliare di quelle là serie. No, oppure farlo diventare quindi un teatro povero, tra virgolette, nel senso non rifinito, non, limitato nell'accessibilità delle ali, però funzionante. Si spende quel che si deve spendere per metterlo minimamente in sicurezza, ovvero sistemare questa situazione delle pignatte che giustamente tendono a scoppiare. Infatti, se tu inquadri lì, si vedono tutte le pignatte che sono scoppiate. Ancora più in là. Vabbè, Sì, ancora più là, ma ci sono ma le abbiamo anche. anche là di fronte che sono danneggiate. No, Ah, quelli sono fuori quelli sono apposta. Fuori fuori da cantiere. da cantiere. Sì, sicuramente qua Devo fare tubi. avranno fissato travi, cose, Ah, ho hanno capito. messo ponteggi, Ah, ancorato. ma visto, ne sappiamo una nuova. E sì, anche perché tu considera questo qua quando è stato costruito. Ora io dovrei avere una foto, ma comunque al 99% per la forma complessa che ha, è stato fatto con un ponteggio in legno, che richiede un determinato tipo di approccio, diciamo. Non è come il ponteggio classico Certo. tubi innocenti che conosciamo noi, perché è classico comune. Vabbè, siamo all'ultimo piano. Sì, siamo all'ultimo piano. Siamo all'ultimo piano e con questo probabilmente ci siamo anche salutati. Ma Non no, mettiamo limiti. In non mettiamo limiti. realtà, io ne approfitto della presenza di Luca per tirare in ballo un'altra Dimmi, cosa, vediamo se lui indovina. No, che mi conti? Non mi ricordo neanche come mi chiamo. no, tu la sai. Beh, Il visto parcheggio. che c'è la mente lucida. Vabbè, ma il parcheggio, quella è un'altra Ah, storia. aspetta, però riprendiamolo come si deve. Il parcheggio di San Giuseppe, Sì, il dell'ex parcheggio di San mercato. Giuseppe, dell'ex mercato, sorge su un terreno che fu donato da un nobile della situazione, credo uno che fosse vescovo, una cosa così. Ora non mi ricordo di preciso. E venne edificato. È un edificio, se non mi ricordo male, della fine degli anni 60, inizio Brutto, sostanzialmente. anni. Allora, è un edificio che risponde parzialmente alla volontà di innovazione post-razionalista, potremmo dire, dicendo paroloni Belli sono, all'ingrande, bello, intellettuale. però in realtà era un'idea di fruibilità, e quella forma per certi versi la seconda. Ma il problema più grande è che è chiuso, non che è brutto, è che è ridotto a un magazzino, a un capannone, e un capannone in pieno centro città mi sembra uno Non spreco. spreco. Ma tu ce lo vedresti bene un parcheggio là oppure no? Ma guarda, io anni fa, quando praticamente ho iniziato il mio percorso di tesi per la laurea, analizzai diversi edifici, diverse Ricordiamo che stiamo opportunità. parlando con un architetto. Sì. Quindi poi vabbè, non è, cioè, diamo, è giusto che si siano i titoli, quindi non è che stiamo parlando Sì, con un 2289 impostore. anno. Non è il classico passante per la sangue, che già ce ne siamo accorti dalle parole e dalle descrizioni che ci ha dato. Comunque, E andiamo avanti. allora, con la buonanima, perché poverino, poi da lì a poco venne a mancare del mio primo relatore, che era Giuseppe Dato, professor Giuseppe Dato, analizziamo anche questo edificio. Analizziamo questo edificio e valiamo diverse opportunità. E a livello infrastrutturale, la zona sì, avrebbe bisogno di parcheggi, cioè nel senso che i parcheggi fanno sempre comodo, più ce n'è meglio. Un po' come le farmacie, i supermercati, i sexy shop, tutte queste cose. Però, a livello di viabilità, di accessibilità, questo spazio è molto limitato. Molto limitato. Allora, se noi ce lo immaginiamo con le Fiat 127, le Fiat 126, la 500 e il 128 che devono entrare là dentro, ok, funziona, cioè nel senso, potrebbe anche andare.
Ma se noi ce lo immaginiamo che ci deve entrare con un'Astra Station Wagon oppure già anche una macchina che può essere una serie 3, una serie 5, una macchina diciamo un pochino più ingombrante, che stranamente, nonostante costino molti soldi, sono molto diffuse. Non capirò mai questa cosa. Comunque, l'accesso diventa difficile. Diventa difficile perché la strada che porta lì, da sopra, via Porcellana, se non mi ricordo male, ha un accesso molto ostico. Infatti si vedono anche le strisciate dei paraurti nel muro quando girano. E quindi, fatte queste considerazioni, fatto anche la considerazione che, se non mi ricordo male, il piano è intorno ai 500 metri quadrati, che non è poco in senso assoluto, però che alla fine non ti permetterebbe di fare un grande parcheggio, perché se devi fare un multipiano la struttura non va più bene, anche se sicuramente sarà stata calcolata per elevati carichi, perché comunque era previsto il mercato, quindi un gran numero di persone, ti mancherebbero le rampe di salita, di discesa, che occuperebbero spazio, bla bla bla, quindi alla fine praticamente è una cosa che non... 30 posti, 40 posti. Ma anche che fossero 100 posti, sarebbero 100 posti poco accessibili. Ricaduta. Cioè, io già anche solo il pensiero di un disabile che va lì a parcheggiare, e io ho visto disabili salire e scendere dall'auto, prendersi la carrozzella con una capacità fisica e diciamo di coordinamento incredibile, poi ok, e tu ti stupisci che riescono a fare questo, poi però da lì non escono, cioè nel senso che avrebbero seri problemi, almeno per come la vedo io. Poi ognuno la vede. Io penso invece che questo spazio, come quello spazio, cioè come questo, come quello, come altri spazi, perché per esempio in Via delle Terme abbiamo un'incompiuta enorme, una specie di cattedrale del deserto, bellissima, al fanciullo. Esatto, o l'istituto appunto del fanciullo. Cioè, questi spazi dovrebbero essere sfruttati per migliorare la qualità della vita delle persone e soprattutto il livello sociale, inteso non come status di vita, ma inteso come percezione di quello che si è, di quello che si ha e di quello che si deve fare. Perché noi viviamo in un posto che ha tanto, ma che ha tanto dimenticato. Ha dimenticato tutto, non è che... Qui dentro, negli ultimi anni, dentro questo per esempio teatro, alla fine ci siamo entrati in 6-7 persone. Devo ringraziare l'ingegnere Massimo Sciacca del Comune di Ciliare per la sua estrema disponibilità, ci ha dato libero accesso a questo posto, ovviamente con tutte le dovute precauzioni, comunque ci ha fatto accedere. Oggi noi abbiamo avuto questo accesso anche grazie alla sua disponibilità, però noi siamo bravi, non è che abbiamo fatto... Ma non è che dobbiamo fare. No. E lo sai, ci sono persone che... Qua non siamo qua per attaccare nessuno in particolare, è un'occasione mancata, diciamo che in assoluto si può dire che è comunque un'occasione mancata. Esatto, allora tornando a quel discorso che dicevamo prima, sfruttare quello spazio è una chiave di crescita sociale, che non è né il centro sociale occupato, modello Officina 99, anche se ha dato dei bei frutti a Napoli, cioè a livello puramente artistico, secondo me, anche il ragionamento, e neanche come una casa pound, cioè insomma non ci servono questi estremi, ci servono situazioni che creino crescita soprattutto intellettiva, perché più tu sei consapevole di quello che hai, di quello che puoi fare, di quello che puoi raggiungere, più progredisci. E allora se il mercato, per esempio, io sparo una cosa, no? Se il mercato attuale del lavoro ti porta nella direzione del produrre software, e allora questi spazi potrebbero diventare dei luoghi per dare la possibilità a tanti giovani che possibilmente hanno questa passione, che sanno di non averla, possibilmente, cioè, certo, potrebbero investigare. Sanno di non averla, non ha senso effettivamente. Non sanno di averla. Non sanno di averla. Non sanno di averla.
di poter creare, perché alla fine noi andiamo verso una società che non ha più bisogno di contenitori, ma ha bisogno di contenuti. Non abbiamo più questa necessità. Ci abbiamo i cinesi che ci fanno i televisori, quindi dobbiamo studiare quello da metterci dentro i televisori, ecco. Così come i libri, così come tutto, no? E allora da qui si può partire, perché se tu hai un luogo fisico dove la mattina ti puoi andare a confrontare con gli altri, dove puoi comunque vedere di trovare il modo di andare avanti, puoi creare. Perché tanto architetti, ingegneri, geometri, ragionieri, periti meccanici e quant'altro, sono tutti morti. Sono tutti morti, quindi non è che dici, cioè sono professioni che non possono abbracciare più di tanto, non possono, non può essere tutto questo. Babbo, ci vogliono belle idee, e le idee partono dal recupero dell'uomo. E qua ce n'è una bella idea. Una bella rappresentazione si potrebbe anche fare. Abbracciamolo col video. Lo coppo per l'ultima volta, veramente, no? Vabbè, tanto. Come tanto? Questo è il Teatro Bellini. Teatro Bellini, 10 Reali. Dove praticamente iniziò l'ascesa di Enrico Caruso, dove praticamente gli ascesi si presero la loro piccola soddisfazione, diciamo, aprendo bottega prima del Teatro di Catania. Dici questo, quelli impazziscono. Mamma mia, non facciamo questo campanilismo. Ma ci vuole. Ogni tanto un pochettino di pepe spezzi. Un pochettino. Però loro sono ancora vivi, noi siamo moribondi. E loro ci hanno dato che uno spettacolo. Un po' se pesto. Loro non hanno avuto un incendio di natura dolosa, però. Ecco. Sì, perché comunque l'incendio è doloso, quello che gli ha... che fece andare in fumo tutto questo, perché si sviluppò in un punto dove non c'era né corrente elettrica, né gas, né nulla. Diciamo che vogliono chiudere e poi, sai, il teatro. È una cosa stupida, perché comunque il teatro già era, diciamo, nella sua fase discendente, calante, non era più lo splendore di fine Ottocento. Quindi alla fine non poteva arrecare danno, veniva usato poco più di deposito in quel periodo, ci facevano i carri, ci facevano con le cose. Quindi proprio... Sì, era completo, era intatto, però non era più utilizzato, quindi un'inutile meschinità, un danno alla produttività a favore del nulla. A favore del nulla. Perché loro, cioè chi... propinò questo scempio, alla fine non ne ebbe un grande ritorno, sicuramente. E noi abbiamo perso questo posto. Noi, compresi loro, perché poi anche loro hanno perso. Perché, come dice, la terra non è nostra, è in prestito dai nostri figli, no? Quindi praticamente quello che tu levi oggi, poi gli altri domani non l'avranno. Domani. E noi, però noi abbiamo di che parlare così. Ah sì, comunque io per quanto mi riguarda ho visto per la prima volta questo posto dall'interno dopo averlo ammirato. Eh sì, anche perché l'unico modo, diciamo l'unica, come si può dire, clip video disponibile in giro è quello che fu fatto quando noi lavorammo su questo teatro per la tesi. Ma poi non ci possiamo mettere la ricostruzione, che sì, bello. Sì, quella è la ricostruzione 3D, tantissimo lavoro d'archivio, tantissimo lavoro E siccome siamo arrivati a più di 17 minuti, e siccome io non ho voglia di montare niente, va bene, allora siccome siamo in ci facciamo un bel saluto. Come facciamo il saluto? Tieni, saluta tu, come ben sai. Sì, come ben saluti da Luca e da Michele, mi devo inquadrare, non lo so. Ti inquadro io, dai. Ciao. Dai. Sai che sono sporco? Ma perché io sono pulito? Neanche qua tu. Sono. Come cacchio ti vedo? Ma tu, così. Ok, sì, ti vedo, ciao! Vabbè, c'è il colpo di scena finale.
E che poi se ne finisce, dopo abbiamo fatto tutto l'interno, non è che almeno un'immagine sull'esterno. Questa è la chiusura vera. Tanto per intenderci, la conosciamo tutti, questo è il Bellini visto da fuori. E questi sono saluti veri. Vero? E là c'è la via che ci porta al mare.